Giovanni Pronto assente, Carozzo Cirino assente, Caporale Alfonso presente, Stefano Calara presente, Ciriolo Giuseppe assente, Lazza di Cristina assente, Stefano Fernando è assente giustificato, mi ha mandato una nota con la quale comunicava gli impegni lavorativi, Coluccia Giuseppe assente, il consigliere Terzi Viviana Maria Cristina ha comunicato una nota che è assente per motivi di lavoro. È presente il vice sindaco Caporale Alberto Antonio e assente la signora Di Santi Sorrentino. Allora, seduta di seconda convocazione, quorum strutturale c'è, seduta aperta, prego presidente. Sì, punto unico. Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 24 decreto legislativo 175/2016. Do la parola alla segretaria e ci spiega di che si tratta. Allora, l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società partecipate è avvenuta con decreto legislativo 175/2016 e obbliga gli enti a un primo adempimento alla luce della normativa, che è quello previsto dall'articolo 24, che prevede entro il 30 settembre una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da ciascun ente locale. La revisione è ovviamente preordinata all'adozione di procedure di razionalizzazione nelle forme della liquidazione, fusione, ovvero scioglimento, ovvero mantenimento. È chiaro che qualunque tipo di procedimento o qualunque tipo di soluzione l'amministrazione scelga, questa va adeguatamente motivata. Per la verità, questo procedimento di revisione segue il piano di razionalizzazione delle partecipate che facciamo già nel 2015, regolarmente comunicato alla Corte dei Conti, e la relazione successiva al processo di razionalizzazione, regolarmente comunicata senza, diciamo, senza ottenere comunicazione di rilievi da parte della Corte dei Conti. Quindi, cosa c'è di nuovo rispetto a questo nuovo procedimento? È una revisione straordinaria. È una revisione straordinaria che, ovviamente, sulla scorta di quello che è stato, di quanto è stato comunicato in pregresso dalla Corte dei Conti, è fatta però su un format già predefinito dalla Corte dei Conti, al fine di evitare le incongruenze o le anomalie che sono state rinvenute nella precedente revisione. Pertanto noi abbiamo seguito il percorso individuato dalla Corte dei Conti con delibera della sezione autonomie del luglio del 2017, abbiamo compilato le schede. Abbiamo effettuato una ricognizione delle partecipazioni societarie e della partecipazione del comune all'interno di società o associazioni che sono indicate nell'elenco della delibera di consiglio. Abbiamo anche inserito la partecipazione ad associazioni, però è chiaro che siccome la norma si riferisce solamente a partecipazioni societarie, l'atto che noi abbiamo posto in essere con riferimento a tutte le partecipazioni che ha il Comune nell'ambito delle associazioni è ricognitivo, nel senso che prende atto che il Comune partecipa a tutta una serie di associazioni ex articolo 30, quali possono essere il Parco, il Consorzio Ugento di Foggi, l'ambito di Poggiardo, eccetera, sono elencate analiticamente. Poi invece, quando si tratta di partecipazioni in società, ovviamente l'ente è chiamato a decidere cosa fare della partecipazione. Nel caso di specie si segnalano quattro partecipazioni rilievo però molto limitato, sono partecipazioni dello 0,0. Allora, la prima è la partecipazione della società Terme di Santa Città Gaspare, la partecipazione del Comune di Castro all'interno della società è dello 0,0026%. Sulla base del format della Corte dei Conti non si rinvengono contenuti di strumentalità sussistenti e rilevanti al punto da indurre l'ente a convincersi dell'opportunità del mantenimento, e in tal senso la volontà di dismissione era stata già espressa nel precedente piano di razionalizzazione del 2015, per cui in questa sede siete chiamati ovviamente a confermarne i contenuti. Le altre partecipazioni sono delle partecipazioni un po' anomale, nel senso che sono SCAL, cioè società consortile a responsabilità limitate, che sono caratterizzate da una appartenere ad un pubblico privato, e sono il GAL Adriatico Salentino, il GAL Terra d'Otranto e il GAL Porta Levante. Queste società sono state costituite con la partecipazione di pubblico privato, preordinate ad attingere a finanziamenti comunitari che avevano lo scopo di valorizzare,
promuovere peculiarità della costa adriatica salentina, peculiarità delle attività tipo il gatto salentino per quel che riguarda la pesca, ovvero peculiarità di territorio come per esempio il Galtier ad Otranto. Ora, cosa fare di queste partecipazioni? Anche qui parliamo di partecipazioni molto esigue, dello 0,5 per Gal Porta d'Oriente, dello 2,06 per Gal Porta Levante, e per GAC Adriatico Salentino del 10%. Quindi in sostanza si tratta di società che hanno i requisiti previsti all'articolo 20,2 del 175. Cosa significa? Che hanno fatturato inferiore a 500.000 euro, che hanno il numero di dipendenti inferiore al numero dei componenti del CDA, cioè praticamente succede che magari in molte di queste società abbiamo 15 componenti del CDA e nessun dipendente. Quindi quando si rinvengono queste situazioni, ovviamente la legge obbliga a intervenire con procedure di razionalizzazione nelle forme della fusione, liquidazione ovvero cessione. Avendo proposto la cessione della società Terme Santa Cesaria Spa, per queste altre l'alternativa è questa. Della liquidazione per il Galpo Terra d'Otranto, perché ovviamente è un'esperienza già chiusa, e quindi non ha senso proseguire su questo percorso. Per quel che riguarda invece il GAC Adriatico Salentino e il GAL Porta Levante, attraverso contatti avuti con la dirigenza delle società, si è appreso che ci sono in atto procedimenti di fusione per incorporazione, nel senso che l'esigibilità di una società è tale che, alla luce della legislazione vigente, non è possibile che possa essere mantenuta nell'attuale consistenza. Di conseguenza, per il GAL Porta a Levante, siete chiamati a disporne il mantenimento, perché il GAC Adriatico Salentino sarà oggetto di una procedura di fusione per incorporazione nella prima. Questa è molto tecnica. Questo è quanto, è molto tecnico, molto anche complicato anche per gli addetti ai lavori, per la verità. Una lezione di diritto commerciale. Tanto premesso, siete chiamati ad esprimere i vostri intendimenti nelle forme che ho appena enunciato. Il revisore deve il parere positivo, favorevole. C'è un parere. Sì. Il fatto che io voto qua, no? Sì. Favorevoli unanimi anche i fini delle mie eseguibilità. Entro il 30 ottobre dobbiamo comunicare che siete alla Corte dei Conti e poi verifichiamo. Poi ovviamente ogni anno siamo chiamati a effettuare una procedura, questa è straordinaria, nel senso che è una sorta di punto di inizio. Ogni anno siamo chiamati a rivedere queste statuizioni e vedere se sempre entro il 30 settembre. Sempre il 30 settembre, sì. Vediamo il prossimo anno di ricordarci pure prima, magari. Oddio, credo, scusi, il 31 dicembre dovrebbe essere ogni anno. No, magari lo inseriamo anche. Sì, era un percorso nuovo quest'anno. Punti, diciamo. Era un percorso nuovo, bisognava compilare il format della Corte dei Conti, che non è stato molto facile, voglio dire, per cui. Ok, la seduta è. No,